Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove intravederete sempre di più la mia stanza. Scusatemi che capelli da pazza, ma sto girando tutti i video, penso dopo Halloween, quindi ho dei capelli e una specie di trucco arrestante orribile, però va bene lo stesso, non fateci caso. Allora, volevo fare questo video che è in collaborazione con una ragazza che si chiama Sofia. Abbiamo inventato, diciamo, questo video tag insieme, appunto perché volevamo sponsorizzarci a vicenda, ce la posso fare. E così conoscerete anche Sofia. Vi lascio sotto il suo link, sarà nella casella, uno dei due uscirà. Se mi ricorderò di mettere le caselle, sono sotto in descrizione, si chiama Sofia, cliccate sul link perché questo video ovviamente lo vedrete anche nel suo canale, con ovviamente altre risposte. È un video tag che abbiamo deciso insieme per comune passione, ovvero i vampiri. Diciamo, visto che tanto non so quando uscirà questo video, però diciamo che essendo che era il periodo di Halloween, ci è venuto in mente i vampiri, ma a parte Halloween, a me i vampiri piacciono sempre, quindi abbiamo inventato questo video tag che potete fare tutti. È aperto a tutti, ovviamente poi alla fine taggerò comunque delle persone perché li voglio male. E quindi, mi raccomando, li vedo in collaborazione. Iniziamo con, sono 5 domande. La prima domanda che ce l'ho nel computer perché non me le ricordo mai a memoria. Prima domanda, poi ve le scriverò sotto nella descrizione, tranquilli, in maniera, nell'italiano migliore possibile. Cita una o più serie TV sui vampiri e spiega perché le hai viste e se ti sono piaciute, bla bla bla. Allora, cita serie TV di vampiri. Allora, devo essere sincera. La prima in assoluto che ho visto, quindi quella che citerò per prima perché è quella che comunque ci sono cresciuta, è Buffy, l'ammazza vampiri, che è stato bellissimo. E l'ho scelta perché ero piccola, forse era una delle poche. Oltre poi Angel, ma Angel è uscita dopo. Quindi direi assolutamente Buffy. Perché? Ma è stata lei a scegliere me. Ed è bellissima. Finale bruttissimo, però bella una serie. Che poi, tra l'altro, appunto, continua comunque nella serie sempre di vampiri di Angel, anche quello carino. Altre serie TV che cito, che ho visto sui vampiri, quelle diciamo che mi sono piaciute di più. Sono The Vampire Diaries, The Original e altre non me ne vengono in mente, sinceramente. Perché poi sono mescolate, non sono solo di vampiri, diciamo, quindi non so se è giusto citarle. Però, quelle che mi sono piaciute di più sono The Vampire Diaries, l'ho sempre seguita, mi piaceva veramente tantissimo come serie TV. Ovviamente rimane sempre la mia preferita Buffy. E mi sono piaciute tutte, tranne The Original che mi sono un po' persa dopo un po'. Sono sincera, devo riprenderla perché mi sono un po' persa. E poi una serie che ho iniziato da pochissimo e devo ancora finirla. Non è proprio una serie, ma è tipo una sitcom spagnola che si chiama Chica Vamp. È simpatica, dai, diciamo, diciamo così, è un po' per bambini. Però è su vampiri, perché parla appunto di questa ragazza che diventa un vampiro, quindi è simpatica, però tantissime puntate. Ce la farò però a finirla, poi rifarò la recensione. Altre che mi vengono in mente? No, forse no, perché non mi sono piaciute o magari non me le ricordo momentaneamente. Andiamo avanti. Seconda domanda. Cita un film o più e spiega perché li hai scelti e se ti sono piaciuti. Film su vampiri, ovviamente. Il primissimo film che ho visto è stato quello di Dracula di Bram Stoker, che se lo riguardo adesso mi viene da ridere, però sì, quando ero piccola è stato il primissimo film. Che riguardando adesso non mi fa così tanto impazzire, cioè carino, però c'è di meglio. Diciamo che più che film a me sono sempre piaciute le saghe, quindi Underworld, che poi c'è anche lui mannari, non solo vampiri. Mi è piaciuto tantissimo Twilight, ovviamente, io c'ho anche i libri di Twilight. Poi oltre Twilight, film su vampiri, beh, tutti i remake, i reboot di Dracula, anche l'ultimo che è uscito l'altro l'hanno fatto ad Halloween e me lo sono visto bellissimo. L'ultimo Dracula forse che hanno fatto è molto bello, veramente bello. Poi penso, sì, qualche film carino su Netflix l'avrò visto, sono quei film un po' americanizzati. Poi ho visto la serie, non so se è una serie, perché c'è anche il film, di... Mi è sfuggito il nome, brava Sara, sono rincoglionita. Non mi viene in mente il nome, comunque parlava della serie di questo mezzo vampiro. Cazzo, non mi ricordo il nome, ragazzi, sono diventando vecchi. Ma sicuramente conoscete, il protagonista è di colore. E praticamente lo guardavo sempre sia la serie che il film.
che fosse. Oddio, non mi viene in mente il nome, niente, anche se mi sforzo. Vabbè, per pazienza. Comunque, lo guardavo veramente tantissimo perché mi piaceva la storia che lui comunque era. È nato comunque metà umano, metà vampiro, e sconfiggeva per i vampiri perché non si cibava di sangue, ma usava delle capsule, delle iniezioni, insomma, comunque era molto figo. Non mi ricorderò mai il nome. Sto cercando di ricordarmelo, ma non mi viene in mente. Il blocco lo guardo ancora adesso tutto in TV. Altri su vampiri, su Twilight, poi gli altri. No, non, cioè, non mi viene in mente nessun altro. Poi mi verranno in mente quando non farò questo video. Li scriverò poi sotto se mi vengono in mente anche il nome di quello che dico io. Okay. Per quanto io mi sforzi, non mi viene in mente il nome. Andiamo avanti. 3. Cito il tuo primo film sui vampiri mai visto. Ah, il mio primo film, appunto, mai visto, detto prima, è quello di Bram Stoker, il primissimo, dove c'è appunto. Ah, se non sbaglio, quello, l'attore anche che ha fatto Matrix. C'è lui. Come ha fatto anche John Wick. C'è lui con questa specie di vampiro vecchissimo, brutto. Però la storia era carina alla fine, dai, ero piccola, quindi mi è sempre piaciuta. Invece come serie TV, la primissima che ho avuto ancora prima, Bram Stoker e Puffy. E veramente sono bellissimi, sono i miei. Sono i primissimi, penso. 4. Perché? Secondo te, perché i vampiri sono approdati al cinema? Cioè, c'è stato il boom del cinema dei vampiri. Allora, a me piacciono a prescindere dal boom del vampirismo. Ah, secondo me c'è sempre un periodo dove cioè, prima i complotti con Terminator, poi c'è l'epoca dei lupi, l'epoca dei vampiri. Secondo me, c'è stato questo boom da Twilight e tutto il resto. Però penso che molte serie siano immortali, un po' come Harry Potter che sono cacciato niente con i vampiri. Però cioè, se hai una passione, penso rimanga. A me piacciono sempre i film sui vampiri, le leggende di Dracula, quindi tipo anche il film di Van Helsing, che non l'ho nominato. L'ho visto anche quello è bellissimo. Perché comunque la leggenda a me di Van Helsing mi piace tantissimo. Guardatelo. C'è anche la serie su Netflix. Allora, potete andare avanti così tutto l'anno. Secondo me sì, è stato un periodo comunque. Però secondo me penso che tra zombie, lupi mannari, vampiri e maghi non finiranno mai. Cioè, sarà sempre una cosa. Se penso che ci sia più il periodo anche degli zombie. C'è stato. Invece anche a me piacciono tantissimo i film horror. Ma cioè, classificare Underworld come un film horror non so fino a che punto, però andiamo avanti. Allora, perché ci sono tantissimi film che sono usciti anche serie TV su Netflix, sia sui vampiri, eccetera, ma alcuni fanno fatto veramente schifo. Andiamo avanti. 5. Ultima domanda. Non è durata tanto questo video tag, potete sopportarmi. Commenta questo tag e tagga chi vuoi tu. Allora, questo tag l'abbiamo creato io e Sofia, quindi ovviamente ci piace. Se non l'avremmo creato, l'abbiamo creato molto corto perché non volevamo fare chissà quali romanzi epici cavallereschi, quindi sì, ovviamente ci piacciono i vampiri. Io ho un po' l'anima gotica, poi c'è Jack Skeleton dietro di me. Il calendario e taggo allora il mio ragazzo che sarà felicissimo di farlo, perché non doveva farlo già, quindi Andrea93, che ho sotto in descrizione tutte le persone che taggerò, le trovate sotto, così se non sapete di essere taggati c'è sotto. Taggo il mio ragazzo, poi taggo Stefania se vorrà fare la Stefi Channel. E io lo dirò, non so se sarà contenta. Ovviamente siete liberi di accettare il tag oppure no. E poi e poi taggo nessun altro. Taggo solo loro due perché non so chi cazzo taggare. No, vabbè, taggo solo Andrea93, Stefi Channel, perché poi le altre persone non so se gli piacciono i film dei vampiri oppure questo tipo di tag. Che si potrebbe fare anche in ASMR, ma alla gemella beta non li metto questa cosa in mente. Quindi se vuoi farlo, fallo, se no no. Il tag è liberissimo, chiunque ami i vampiri può farlo. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, scrivete sotto nei commenti qual è il vostro film preferito. Se non volete partecipare comunque con noi con le domande, io ve le lascio sotto in descrizione. Se non ci sono, ricordatemi di metterle. Vi saluto, ci vediamo in un prossimo video.